Cari quadisti, finito il turno delle prove libere, eccoci con Andrea Cesari, seconda posizione al campionato, alla prima manche dell'Europeo in Germania di domenica scorsa. Grande Andrea, ti abbiamo visto allenarti a Castellarano mercoledì con Edgard, ti abbiamo visto allenarti a Castellarano giovedì sempre con Edgard e mercoledì c'era anche Dylan Zimmerman, ti abbiamo visto arrivare col sodromo di Gioiella a Castiglione del Lago. Ti abbiamo visto un po' teso nel primo turno di prove libere, ti abbiamo visto veramente sciolto, concreto e incredibilmente veloce nel secondo turno di libere. Parlaci tu, perché sei tu che devi insegnare a questo punto. Sì, il primo turno non è stato... Per quanto tu sia stato velocissimo comunque anche nel primo turno. Non mi sentivo a mio agio, infatti... Abbiamo dovuto portare due o tre modifiche alla moto, però ho sbagliato subito l'approccio, infatti sono entrato troppo veloce, no? Troppo aggressivo e facevo tanti errori, non ero la mia guida non era redditizia, e infatti appena uscito mi sono tranquillizzato un po', abbiamo fatto queste due o tre modifiche alla moto che sono state perfette e sono entrato più calmo, una guida un po' più pulita, che infatti è stata anche più redditizia, e ci speriamo bene per domani. Ti abbiamo visto controllare molto sulle ups e ti abbiamo visto lasciare andare la moto incredibilmente bene, inserire le marce nel discesone dopo il doppiato in salita, traiettoria perfetta, traiettoria di controllo, marce dentro e scaricavi al massimo tutta la trazione del tuo KTM. Lì è quello è veramente un punto a tuo favore, perché ciò ti dava una velocità nella risalita successiva veramente spettacolare. Pensi di poter avere un gap tale da tentare un sorpasso anche in quel punto? Sinceramente una pista sembra molto, molto bella, molto veloce, ma traiettoria quasi unica. Esatto, è molto difficile passare, non unica, ma sinceramente la migliore, diciamo che quella veloce ce n'è una. Esatto. Non è impossibile, però certo devi avere un grande gap per passare. O devi arrivare veramente vicino, devi sbagliare alla staccata, ma è difficile perché si esce sempre da curvettine strette, sì. E aumentando la velocità il tempo si misura in tempo, il distacco si misura in secondi, non in metri, e quindi si arriva alla staccata veramente molto lontano da quello davanti. Esatto. Questo è il problema della pista. Dove ti senti, dove Andrea Cesari ha sentito più suo a questa pista? Mi sento molto, molto bene sui salti, infatti mi sento molto sciolto, molto efficace. Sulle whoops anche mi sento molto bene, pensavo di fare un po' più fatica, però mi sono divertito. Il primo turno non era proprio un punto forte. Adesso, dove tutte le cose sono andate per il meglio, mi sentivo molto a posto lì e vediamo. In generale la pista mi piace molto e... mi piace, mi diverte. Beh, certo, sulle salite anche le caratteristiche del tuo KTM in trazione sono veramente, ti sono sicuramente d'aiuto. È anche vero che in altre parti della pista invece questa grande trazione del KTM ti diventa nemica, perché rispetto a uno Yamaha o un altro mezzi di altri marchi sicuramente non hai tanto la possibilità di variare la percorrenza della curva, quindi da una parte ti aiuta, dall'altra. Quanto è importante andare via davanti, Andrea? Metà gara, sempre metà gara a partire davanti. È come Monte Carlo, la Monte Carlo del cross, questo circuito. Come fanno, tre quarti di gara a partire davanti, e poi il resto. Grande Andrea, un salutone, un ringraziamento per l'intervista, i nostri complimenti per il risultato di oggi, è stato veramente bello vederti interpretare la pista con fluidità e con grande velocità. Un in bocca al lupo per domani, un arrivederci a una nuova intervista dopo le cronometrate di domani mattina. Ciao, grazie. Grande Andrea Cesari, Team KTM Farioli.